Ciao a tutti, come state? Spero vada tutto bene. Oggi voglio farvi un video di ispirazione. Per questo video mi sono ispirata a dei video di TikTok, se non sbaglio, di Demi Rowling. E sono sicura che se fate parte di questa bellissima community profumata sapete benissimo chi è Demi Rowling. È, penso, una delle YouTuber, delle content creator più famose per quanto riguarda la profumeria a livello mondiale, e aveva fatto giusto qualche settimana fa un video che mi è piaciuto. Ha fatto un video di TikTok dove parlava dei suoi odori preferiti, profumi nella sua collezione che veramente non riesce a fare a meno di annusare, tipo almeno una volta al giorno praticamente. Quindi di sicuro sono anche i suoi profumi preferiti, ovviamente, però non tutti i suoi profumi preferiti sono anche i suoi odori preferiti. E infatti questo mi ha fatta riflettere, perché ho detto sì, in effetti, anche se un profumo è uno dei miei preferiti, magari è uno di quegli odori che non vorrei sentire magari H24. Invece questi sono una decina di profumi tra i miei preferiti, ovviamente, perché di sicuro li avete già sentiti mille mille volte nel mio canale, che però veramente sono certi odori che non riesco a farne a meno. Devo annusarli almeno una volta al giorno. Penso veramente che se qualsiasi cosa nella mia vita avesse questo odore sarei una persona felicissima, cioè ogni bagnoschiuma, ogni crema, ogni deodorante, ogni candela, ogni cosa nella mia vita avesse uno di questi profumi sarei felice. Perché sono alcuni dei profumi della mia collezione che, oltre ad essere i miei preferiti, appunto, sono anche profumi che non mi stancano mai, cioè potrei letteralmente annusarli tutto il giorno. La cosa che mi ha spinto in realtà a fare di più questo video è stato proprio il fatto che tre dei suoi profumi, dei suoi odori preferiti, sono anche i miei. E quindi, se avete visto anche voi quel video, vedrete di sicuro tre profumi che ha menzionato lei, che menzionerò anch'io oggi, perché veramente ho notato che quando lei ne stava parlando ho detto: mio Dio, è la stessa cosa per me, cioè potrei letteralmente annusare quel profumo tutto il giorno. Fatta questa super premessa, iniziamo con il video. Ovviamente conoscete già tutti questi profumi, ve ne ho già parlato diverse volte e vi sorprenderà, ma non inserirò alcuni dei miei profumi preferiti perché sennò stiamo sempre a parlare delle stesse cose. Quindi non ho inserito Oud for Greatness di inizio, non ho inserito Note Vanillier di Mikalev, anche se sapete che sono tra i miei preferiti, ovviamente, perché volevo parlarvi di altri profumi che magari non cito troppo spesso, che però veramente sono i miei odori preferiti. Il primo è proprio la ragione che mi ha spinta a fare questo video, cioè quando ho visto che ne parlava lei ho detto: è vero, è anche uno dei miei odori preferiti in assoluto. E questo è Angel Muse Eau de Parfum di Mugler. Io veramente per questo profumo ho un posto speciale nel mio cuore. Non lo utilizzo tanto quanto vorrei perché so che, da quanto ho capito almeno, è andato fuori produzione e quindi ho l'angoscia nell'utilizzarlo, lo utilizzo poco. C'è anche da dire che in realtà su di me ha un'ottima durata, quindi non serve che faccio troppi spruzzi, però veramente ogni volta che lo indosso mi chiedo perché non decido di buttare via tutti gli altri miei profumi e indossare sempre, ogni giorno della mia vita, questo, perché veramente uno dei miei odori preferiti di sempre, in realtà, vabbè, tutti quelli di cui parleremo oggi, ovviamente, spoiler. E comunque, veramente, questo qui ve ne ho già parlato altre volte. E questo qui è super, super cremoso perché abbiamo la nota di crema di nocciole spalmabile, che miscelata al patchouli, perché qui ce n'è veramente tanto di patchouli, quindi vi deve piacere. Deve, secondo me, piacervi un minimo almeno il classico Angel di Mugler, perché comunque il vibe è quello. Ma questo è decisamente meno pesante, meno gourmand dell'Angel. Non mi dà assolutamente mal di testa, mentre a volte l'Angel purtroppo può essere troppo forte e darmi fastidio. Questo è veramente l'apoteosi dei sensi per me proprio. È caldo, è legnoso, è dolce comunque, un po' anche cioccolatoso, grazie a questo mix appunto di crema di nocciole e di patchouli. Il patchouli spesso e volentieri risulta quasi cioccolatoso e è veramente splendido. In apertura abbiamo un po' di pepe rosa. Di pompelmo, in realtà io sì, il pepe rosa forse sì, il pompelmo sinceramente non lo sento. Soprattutto per me poi rimane questa nota più dolce, legnosa, paciulosa e cioccolatosa. Passiamo al prossimo, e per questo non voglio perdere più di tanto tempo, perché ce ne sono alcuni della collezione di oggi che veramente vi dirò, ve ne parlo mezzo minuto, ma poi veramente basta, perché me ne avete sentito parlare miliardi e miliardi di volte. Quindi, se avete visto anche soltanto due video del mio canale, avete già sentito alcuni di questi profumi. E ovviamente è Herod di Parfum de Marly. Sapete che questo qui è, mamma mia, uno dei miei profumi preferiti di sempre in assoluto. E anche di questo io penso veramente che sia un odore che non mi stanca mai. Ogni volta che lo sento, di giorno, di notte, di d'estate, di inverno, in qualsiasi occasione, veramente mi rende felice. Lo annuso e sorrido praticamente istantaneamente, perché è proprio uno di quegli odori che
Mamma mia, mi smuove l'anima, veramente mi emozionano questi profumi di cui vi parlerò oggi, sono proprio quelli che mi toccano delle corde proprio e mi fanno emozionare. È splendido, io sul serio, cioè vorrei annusare questo odore tutto il giorno, tutti i giorni della mia vita perché è fantastico. È un tabacco dolce, cremosissimo e soffice, tanta vaniglia, tanto tabacco, c'è dello smanto che lo rende proprio cremoso, ci sono anche note di cannella, delle note più dolci, è proprio splendido. Se vi piace il profumo del tabacco ma volete un tabacco dolcissimo, non fumoso né asciutto o secco ma proprio morbido e dolce, dovete assolutamente provare Herod o vari profumi simili comunque a questo stile. Herod è veramente uno dei miei odori preferiti in assoluto. Ovviamente nel video di oggi già sapete che ci saranno un botto di vaniglie, mi dispiace ma è una delle mie note del cuore, e il prossimo è Absolute Aphrodisiac di Inizio. Anche di questo non perderò troppo tempo, sapete che è una delle mie vaniglie preferite in assoluto, mi ruba il cuore questo profumo veramente ogni volta che lo annuso. Mi fa veramente emozionare, e questo qui è proprio, mamma mia, ah, Dio mio, fantastico. Questo è proprio un mix di vaniglia dolcissima, c'è una nota quasi che a me ricorda l'odore del cioccolato, del doppio cioccolato, dell'odore di biscotti o torte di cioccolato ancora in forno, il profumo che c'è in casa quando state facendo una torta al cioccolato, cioè mamma mia, splendido, proprio questo odore umidiccio di cioccolato caldo, dolce, vanigliato, mamma mia, cioccolato fondente, è splendido. E anche se non c'è assolutamente nessuna nota di cioccolato all'interno, è ambrato, è dolce, ci sono note anche floreali che io le percepisco gran poco, e c'è una nota animalica, io questa la percepisco, ma su di me non sa di puzza, mi dà l'idea di coccolosità tanto quanto mi dà l'idea di super sensuale e sexy e accattivante, ma è veramente una delle mie vaniglie preferite e è un profumo che non mi stanca mai. Idem con patate, non perdiamo troppo tempo a parlare di Baccarat Rouge 540. Lo so, sono noiosa, sono basic, non so cosa dirvi, mi dispiace, ma io sono così, questo qui fa parte della mia vita, Baccarat Rouge. Come vedete ho superato la metà e in effetti lo uso pochissimo questo profumo, uno perché ho tanti profumi equivalenti a questo profumo e quindi posso eventualmente utilizzare loro, due perché ho anche l'extra di questo profumo, quindi a volte utilizzo questo, a volte l'altro, quindi vado avanti decisamente più tempo, e tre perché sinceramente quando lo indosso anche non sento il bisogno di fare troppi spruzzi perché è comunque molto intenso, quindi mi durerà tanto. Questo appunto lo conoscete tutti quanti, penso, perché veramente è un profumo iconico nella profumeria mondiale ed è un profumo che veramente io mi ritrovo a voler sentire tutti i giorni. Infatti ho dei deodoranti che hanno questo odore, bagnoschiuma che ha questo odore, crema corpo che ha questo odore, ho veramente tanti prodotti che hanno questo profumo perché tantissime aziende si ispirano a questo profumo per creare i loro prodotti, quindi veramente da cose più economiche a cose più costose sono sicura che trovate qualcosa che abbia un profumo molto simile a questo. E veramente anche questo qui è un profumo splendido, su di me sa proprio di zucchero caramellato, tipo di zucchero filato, della zucchero abbrustolito tipo dei marshmallow o qualcosa del genere, ma comunque con una base legnosa e leggermente anche muschiata. È di sicuro anche un profumo molecolare, un po' seconda pelle, che si sente e non si sente, è proprio splendido e io lo adoro. Passiamo a qualcosa di più economico, cioè la Sol de Janeiro 62, questa è la mia terza boccetta, ho la crema corpo, ho il bagno schiuma, ho anche l'olietto per capelli di questo profumo, io vado fuori di testa, vado proprio in brodo di giuggiole quando, mamma mia, quando sento questo odore è splendido. Devo ammettere che io lo preferisco utilizzare in estate rispetto che in inverno, non so perché a me ricorda l'estate, per quanto sia un profumo gourmand, dolcissimo, caldo, avvolgente, non è un profumo particolarmente estivo, però io veramente lo adoro, soprattutto in estate. E ovviamente non posso non parlarvi del nuovo pistacchio di Herbolario, ve ne ho parlato anche nello scorso video, ma sono pressoché identici. Su questo si sente un po' di più anche la nota del cocco, che qui si sente pochissimo, però veramente io noto che sono pressoché identici. Vanilla 28 di Kejali, lo sapete, è una delle mie vaniglie preferite in assoluto, è fantastica, è proprio, mamma mia, zucchero di canna, orchidea vaniglia, biscotti al burro, è splendida. Poi più tempo passa più vedete che il succo si scurisce. Appena acquistata questa qui aveva il juice praticamente beigiolino, cioè proprio semitrasparente, invece adesso passando i mesi è diventato un bellissimo viola scuro, proprio perché è diventata ancora più intensa questa nota di vaniglia. Ha anche una sfumatura leggermente quasi alcolica nel miglior modo possibile, sa della crosticina della crème brûlée, sa di zucchero
di canna brustolito, veramente biscotti al burro con la crosticina sopra, è splendida, a me fa impazzire. E veramente questo secondo me è un profumo che sta bene con qualsiasi altro profumo, perché lo rende semplicemente più dolce e lo rende di sicuro più speciale. E anche questo qui è un profumo che veramente io potrei usare tutto il giorno senza stancarmi mai. Passiamo al mio amore più recente, in realtà tra quelli di oggi, questo è Carioca Heart di Juice Box. Questo profumo veramente mi ha rapita il cuore dalla prima volta che l'ho annusato. Io vado fuori di testa completamente per questo profumo. Io vi dico, per favore, andatelo a sentire. Se amate i profumi fruttati, succosi, con questa punta leggerissimamente alcolica che ricordano quasi dei cocktail super fruttati in riva al mare, c'è il mango, c'è la peonia, l'ananas, mamma mia, è fantastico questo profumo. Non so più veramente cosa dirvi per convincervi ad andare a sentire questo profumo. Vi posso solo dire, se avete l'occasione di trovare un sample o di provarlo in qualche profumeria, fatelo, perché è splendido. È veramente uno di quegli odori che non mi stanca e ogni volta che lo indosso, anche qui mi dico, ma perché non decido di buttar via tutti i miei profumi e indossare solo questo praticamente? Quindi su serio, io Carioca Heart ve lo consiglio tantissimo dal profondo del mio cuore di andare a sentirlo se amate profumi fruttati, tropicali, dolci, vanigliati, è fenomenale. Un'altra vaniglia in realtà, di questa ve ne ho parlato poco fino ad adesso, perché devo ammettere che è una vaniglia che utilizzo soprattutto in autunno e in inverno, quindi è un po' che non ve ne parlo. Questo è Spiritus Double Vanille di Guerlain, ancora non so se si pronunci così, non importa, so che mi volete bene lo stesso. Questo è un mix di vaniglia, pepe rosa, benzoino, note resinose, un po' di incenso in apertura e dell'ylang ylang, e veramente la rendono una vaniglia calda, solare, proprio dall'idea dei raggi di sole in inverno magari, perché c'è questa parte di ylang ylang che non la rende secondo me tropicale come vaniglia, ma semplicemente ci dà questo calore del floreale giallo. La nota di incenso io la percepisco proprio pochissimo in apertura, non è un profumo all'incenso, assolutamente no, però è veramente questa vaniglia resinosa calda, floreale gialla, splendida, e dà proprio l'idea appunto di raggi di sole in inverno, ed è un profumo che non mi stanca mai, veramente. Io potrei avere qualsiasi cosa nella mia vita, qualsiasi prodotto con questo profumo e non mi stancherebbe, perché è una vaniglia splendida, assolutamente non troppo stucchevole, che sul serio dà soddisfazione, perché dà proprio questa idea bella dolce, ma non è gourmand, quindi non diventa assolutamente appunto troppo dolce o stucchevole. Il prossimo profumo è Ingenious Ginger di Goldfinch & Banks, e questo lo sapete, ve ne ho parlato mille volte, dall'estate scorsa che l'ho acquistato, è diventato uno dei miei profumi per l'estate preferiti di sempre, è proprio un odore che io non riesco a smettere di annusare, mamma mia, ogni volta che lo annuso sto lì tipo 5 minuti a fissare il vuoto, in adorazione praticamente ad annusare questo profumo. È splendido, è diverso da tutti gli altri di cui vi ho parlato oggi, perché questo qui è un fresco, agrumato, speziato, freddo, quindi ha note soprattutto di zenzero, appunto come dice il nome, e note agrumate come il limone, il mandarino, il bergamotto. Ci sono anche delle note fiorite che io in realtà non sento particolarmente, forse un po' di gelsomino, e poi una vaniglia, ambra, cashmiran e sandalo in asciugatura che lo rendono proprio cremoso. Quindi è sì un agrumato, è sì fresco, ma è perfetto anche per chi di voi vuole comunque un po' di dolcezza nei suoi profumi, non ama gli agrumati magari troppo amari o troppo acidi, vuole un agrumato, vuole un fresco, un profumo adatto per l'estate, ma vuole comunque un po' di dolce. Questo è perfetto, è splendido. Ogni volta che lo indosso ricevo complimenti, ve lo posso assicurare, sempre qualcuno fa un commento su questo profumo, anche perché comunque è molto intenso, per quanto sia un fresco, almeno su di me ha un'ottima durata. Certo, non dura 10 ore come alcuni altri profumi, però comunque la mezza giornata, tre quarti di giornata se la fa, ed è veramente fantastico. Mi dà proprio l'idea di essere pulita, di essere in ordine, ma comunque con questa nota frizzante ed energizzante dello zenzero, del limone, del mandarino, che veramente mi danno carica durante la giornata, ed è splendido per l'estate. Ultimo, ma non per importanza, anche qui non spenderò troppo tempo per questo, Babycat di Yves Saint Laurent. Questo è un profumo che veramente è diventato uno dei profumi più virali qualche anno fa, se non sbaglio è uscito nel 2022, perché è subito diventato molto difficile da reperire. Questo comunque è un profumo che deve piacervi la vaniglia, sì, assolutamente, ma deve piacervi anche l'incenso, le note resinose e del pepe, perché non è una vaniglietta normale, non è un Kayali Vanilla 28, che vi posso anche dire, se vi piace la vaniglia andate pure su un blind buy, questo no, è decisamente più originale qui. Mamma mia, cos'è questo profumo splendido?
è una vaniglia incensata, calda, resinosa, pepata da morire, è splendido. Qui abbiamo tanto pepe in apertura, sia pepe nero che pepe rosa, abbiamo un botto di zafferano, sapete che è una delle mie note preferite in assoluto, abbiamo la resina di Elemi, c'è un botto di olibano, di vaniglia e di pelle scamosciata, quindi è veramente un profumo cremoso, pepato, speziato, veramente buonissimo, incensato e vanigliato. Quindi se amate queste note vi dico buttatevi su Baby Cat. Non è il profumo più originale nella storia, nel senso che ci sono profumi simili a Baby Cat, secondo me non è unico nel suo genere, assolutamente no. Infatti se volete qualcosa di simile ma decisamente più economico, provate Vanagloria di Laboratorio Olfattivo. Se vi piace ad esempio anche Rosendo Matteo numero 5, è probabile che vi piaccia questo, per quanto comunque io li trovo abbastanza diversi, non sono identici, ed è secondo me splendido, è veramente uno di quegli odori che non mi stanca mai e che veramente ogni volta che apro, anche qui, voglio stare tipo 10 minuti a osservare il vuoto e ad annusare questa boccetta. Bene, questi erano alcuni degli odori più buoni nella mia collezione di profumi, quindi proprio profumi che non mi stancano mai. Fatemi sapere quali sono per voi questi profumi, non vedo l'ora di saperlo, scrivetemelo giù nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi mando un mega bacio come al solito e buona giornata. Ciao ciao!